Signore e signori, il pastore svizzero. Eccolo qua, ci sono tantissime cose da dire su questo cane. Un pastore svizzero. Ora io vi chiedo di guardare questo cane, guardare come si muove e cercare di non intravedere un pastore tedesco in questo cane. Questo è assolutamente impossibile. Il pastore svizzero è una variante del pastore tedesco e parleremo di tutto questo. Parleremo del perché questo cane poi è bianco e parleremo del perché il pastore svizzero non è un pastore tedesco. Il colore bianco, come ha visto Stefanitz, che è l'allevatore, diciamo, che ha portato alla luce il pastore tedesco, è un colore recessivo. Che cosa significa? Significa che rimane nei geni, è recessivo e quindi viene fuori. Noi sappiamo che i pastori tedeschi sono focati, come li conoscete voi, ma poi abbiamo una direzione diversa tra i pastori tedeschi da lavoro, che sono grigi o neri. Ecco, esisteva anche il colore bianco. Ma ci sono state delle motivazioni politiche per cui questo cane non è stato riconosciuto. Aspetta, ciao. E quindi ecco il pastore svizzero. Però è ovvio che guardando questo cane, guardandolo muovere, guardandolo comportarsi, ci rendiamo conto che c'è il pastore tedesco. Nel 1933 questo tipo di cane viene escluso dalla SV perché durante le ronde notturne il suo colore bianco era troppo visibile. Quindi viene estraniato in un certo senso. Guardate le orecchie, ma soprattutto l'angolo. Quindi l'angolo dietro più abbassato. Questo indica che questo cane è veramente un pastore tedesco di colorazione bianca. Certo, ricordiamoci che questo cane è stato riconosciuto dall'FCI nel 2002. Quindi stiamo parlando di l'altro ieri, praticamente. Quindi possiamo dire che questo è un cane che è stato riconosciuto molto tardi, ma non potete pensare che non sia un derivato dal pastore tedesco. E quindi non possiamo pensare che le sue caratteristiche siano troppo diverse. Intanto è un cane pastore e quindi conserva tutte quelle caratteristiche del cane pastore, estremamente attento a qualunque cosa che lo circonda, estremamente legato al conduttore, ok? È estremamente veloce a livello cognitivo per quanto riguarda i comandi. Un cane che è estremamente versatile. Ricordiamo anche l'angolo. Vedete che l'angolo, che è quella parte della, che va dal posteriore, no? E va verso gli arti posteriori, è estremamente visibile. L'angolo è basso, è più basso il suo angolo di quello di un pastore tedesco da lavoro. Che piaccia o che non piaccia, in Svizzera è nato un colore diverso. Parlo di Diano perché è un cane che ho in addestramento e ho potuto vedere insieme al suo conduttore, che ringraziamo, che è Stefano, una grossa attitudine al lavoro. Cioè, questo è un cane che ci fa condotta, ci fai terra, resta. Cioè, e che li impara in maniera velocissima. Possiamo parlare di un cane nel rettangolo e quindi non nel quadrato. State attenti sempre a vedere se il vostro cane è nel rettangolo o nel quadrato. Di un cane di muscolatura estremamente presente e con una cognitività enorme. In poche parole, non lo so perché ci sono pochi pastori svizzeri che fanno risultati in IGP.
ma io credo che potrebbero farli senza nessun problema. Forse è un cane poco diffuso. Sta a voi magari interessarvi a questo cane. Ovvio è che non è la cosa migliore interessarsi a un cane solamente per il suo manto. Però posso dire, io che li lavoro, che questo cane è veramente un cane adatto alla lavorazione. Possiamo parlare di un cane estremamente vivace, temperato, un cane che ragiona, un cane che è veramente degno del nome che porta, del pastore, e estremamente legato al conduttore. Infatti la parte finale la farò fare insieme al suo conduttore, perché credo che sia la cosa migliore, dato che mi sta chiedendo continuamente di andare dal suo padrone. Però attenzione voi che prendete questo cane, guardate che livello di empatia si crea, guardate che livello di sinergia esiste tra il conduttore e il cane. Adesso vi faccio vedere quando questo cane, dato che lo sto tenendo per fare il video, si riunisce al conduttore. Vai! Oh. Ah, oh, super, ok. Ah, mo siamo amici. Lascialo. Vi descrivo questo cane come un cane che non ha tutto questo bisogno di spegnersi. C'è un cane che si autoregola in maniera eccelsa. Io credo che questo cane sia un cane da consigliare, perché comunque è mite. Non ha atteggiamenti estremamente aggressivi, come non ha dei nervi sopra il limite. Quindi questo cane è un cane che può essere veramente impiegato per la vita di tutti i giorni. Ricordate che un pelo, anche così presente, crea un isolamento termico abbastanza importante, quindi è un cane che può stare al freddo, può stare al caldo, però vediamo che è un cane che può tranquillamente accompagnare il conduttore nella vita di tutti i giorni, qualunque siano le situazioni e qualunque sia il contesto. Credo che sia un cane polivalente, credo che sia un cane estremamente divertente. Ovviamente, come tutti i cani, credo che sia un cane mite. Che cosa intendo? Che non eccelle in determinate caratteristiche, ma nemmeno deficita queste determinate caratteristiche. Cioè un cane veramente equilibrato. Per quanto riguarda le patologie che questi cani possono avere, ovviamente dobbiamo andare a cascare su quelle che sono le patologie del pastore tedesco, perché abbiamo capito che questo cane è semplicemente un pastore tedesco che non è stato accettato dal meccanismo dell'FCI. Però la più grande problematica che hanno i pastori tedeschi, signori, è la displasia dell'anca. Quindi la displasia dell'anca io l'ho spiegata in un video, però cercherò di spiegarvelo in maniera un pochino più corretta adesso. Ripeto sempre, non me ne vogliano gli ortopedici veterinari, cerco di dare una spiegazione per noi che vogliamo approcciarci a un mondo cinofilo. La displasia è semplicemente questo, detto in maniera veramente semplificatoria. Immaginate la zampa del cane e questa è la testa del femore. La testa del femore va in incavo su quelle che sono le anche. Ora, più la displasia è grave, più questa anca dovete immaginare che è aperta. Quindi, già l'ho detto in un video, è grado 1, grado 2, grado 3, quindi A, B, C. Più l'anca è aperta, più la testa del femore si muove all'interno dell'anca e non ha un incavo corretto, questo creerà un'abrasione sulla cartilagine e consumerà la cartilagine fino a far sparire la cartilagine, e questo porterà il cane a delle eventuali zoppie oppure anche alla paralisi. Quindi quando prendiamo un cane di questo tipo dobbiamo accertarci almeno
che i genitori e i progenitori da pedigree siano esenti di displasia. Quindi oggi capiamo anche a che servono sti pedigree. Quando diciamo no, ma il pedigree non mi interessa, a me del pedigree non serve niente. No, cavoli, serve, perché dobbiamo capire chi c'era prima, perché dobbiamo capire che malattia genetica ci portiamo avanti. Ricordatevi che portare avanti un cane con una displasia è una problematica abbastanza importante. Quindi a chi consigliamo questo cane? Questo cane è un cane che può andare benissimo ovunque, è un cane adatto ai bambini, adatto alla famiglia. Io per carattere sono per cani più estremi, nel senso che, e questo non vuol dire che i cani per cui sono io siano i cani corretti, voglio dire che questo è un cane che da quello che vedo nel mio campo, perché Stefano è un mio cliente e viene a vedere le mie lavorazioni e a farle insieme a me, però io sono per un cane che a volte è molto da guardia, molto da difesa, molto da condotta, molto da lavoro. Ecco, quello però io, perché sono un professionista e sono estremo, io penso che la maggior parte di voi a prendere un cane del genere potrebbe trovare delle soddisfazioni enormi, perché racchiudono a 360 gradi un buon equilibrio. In poche parole, quello che vi dico oggi è che questo cane, secondo me, è un bel cane equilibrato. E tra l'altro possiamo dire che fa anche la sua figura con questo atteggiamento, con questo portamento, con questo essere un pastore tedesco bianco, che è una cosa secondo me bellissima. Quindi capiamo perfettamente che questo cane è un derivato del pastore tedesco, quindi i consigli che possono essere dati sono quelli del pastore tedesco. Ovviamente ricordatevi che c'è una differenza veramente marcata tra pastori tedeschi da bellezza, pastori tedeschi da lavoro. Ecco, voi dovete pensare che questo è similissimo a un pastore tedesco da bellezza bianco, quindi ritrovate quel tipo di meccanismo. Guardate Wikipedia, c'è scritto che sono cani tendenti alla guardia. Per guardia noi intendiamo un'altra cosa. Io credo che questi invece siano cani che io consiglierei a tantissime persone. Ora io mi permetto di fare una domanda al nostro conduttore, ma proprio così, è che non ce l'avevo preparato alla domanda, mi doveva solo stare qui, quindi t'ho fregato in un modo spettacolare. Ti porto io un attimo il microfono. Io credo che questo sia un cane veramente che una volta istruito, perché va istruito, perché se no qualunque cane non istruito può essere bravo quanto ti pare, ma ti tira il guinzaglio, fa baruffa con gli altri cani, crea delle problematiche. Però la cosa interessante, avendo anche il conduttore qui, no? Anche se noi lavoriamo insieme, lo diciamo ai nostri follower, quello che ti pensi tu, Ste, ti faccio una domanda. Come lo vedi sto cane? Qual è l'esperienza col cane tu? Come l'hai vissuto questo cane? Io l'esperienza che ho avuto con questo cane è stata meravigliosa, perché è affettuosissimo, riesce a capire quando non ci sono problemi e quindi non è né aggressivo né invadente né niente. Allo stesso tempo però riconosce se c'è un problema, sia di persona che di animali, e allora diventa protettivo nei miei confronti. Certo. Per il resto è amabile, duttile, è veramente affettuoso. Infatti, dato che ci abbiamo un microfono, quanto ci abbiamo messo poi a insegnargli i comandi base e a lavorare? Cioè, nel senso, hai fatto 2 mesi con me, dimmi pure tu. Devo dire una cosa, abbiamo messo poco tempo, perché il problema ero io più che il cane, perché non riuscivo a comunicare nel linguaggio che lui poteva capire. Una volta che ha capito cosa pretendevo, l'ha fatto subito. Bene. E questo grazie a te, Matteo. Sì. Mi ha detto come fare per parlare con lui, per riuscire a chiedergli correttamente quello che volevo. Però quello che voglio dire è stato che dal momento in cui io ti ho dato una chiave, piccola così, però il cane ti ha dato una risposta devastante. E infatti lo vediamo sui terra, sui resta, lo vediamo su... Poi ricordiamoci anche che tu vivi in centro, no? Zona Siena, giusto? Un piccolo paese vicino Siena, e quindi quando ti trovi a uscire col cane ti ritrovi in mezzo a veramente il casino, nel senso non è che sei in campagna come me.
E quindi devi affrontare direttamente cani, macchine, ma ci abbiamo messo a trovare miglioramenti importanti. E quindi, siccome io non sono un fenomeno e nemmeno tu, forse possiamo dire che il cane è un buon cane, ok? E quindi ringraziamo tutti quanti, speriamo di avervi dato il massimo che potevamo darvi. Lo so che quando dobbiamo parlare di un cane, signori, si può dire tanto di più, però noi cerchiamo di avvicinarci alle persone e dirgli perché prendere questo cane. La storia poi può essere studiata, signori, per mesi di ogni cane. Voi potete entrare dentro e studiare la storia, gli accoppiamenti, i nomi. Io vi dico che questo è un cane che può dare enormi soddisfazioni. Spero che questa cosa sia... cioè, la ritroviamo. Sicuramente, anche. Grandissime okay. soddisfazioni. E questo è quello che volete. Volete un cane mite, temperato, che vi segua, che lavori insieme a voi e che poi faccia anche la sua figura, diciamolo. Perché quando va in giro è bello, insomma, bianco così. E quindi ringraziamo tutti quanti per aver seguito il nostro... canale, il nostro video. Ricordatevi, iscrivetevi al nostro canale perché ci permetterete di portare sempre cani più diversi. Oggi il pastore svizzero è stato fatto. Grazie di vedere i miei video.